22esima edizione del Job Orienta di Verona. Grazie alla Regione Puglia, presente con un proprio padiglione, hanno potuto parteciparvi delegazioni di alcune scuole pugliesi che, come giustamente aveva sottolineato l'assessore Alba Sasso, sono solo una parte della ricca e variegata realtà regionale. La scuola pugliese è una scuola particolarmente vitale, attiva, anche in un momento di crisi, mantiene la barra dritta, si impegna con dedizione e con passione nel proprio lavoro. E quindi qui abbiamo presentato tutte queste esperienze, le esperienze di eccellenza, ma ce ne sono tante altre che non sono qui e queste che sono qui le rappresentano tutte. L'esperienza del rapporto tra scuola e azienda è stata al centro delle riflessioni dell'Istituto Istruzione Superiore Da Vinci Altamura di Foggia. Già da molti anni il nostro istituto si è impegnato appunto in attività di stage, tirocini aziendali, alternanza scuola-lavoro, tutto ciò che potesse dare l'occasione ai nostri giovani di capire un po' più da vicino quello che è appunto il mondo del lavoro. Questo anche grazie al raccordo che abbiamo con delle grosse aziende del territorio. Molteplici le proposte presentate dall'Istituto Marco Polo di Bari, spaziando dai temi dell'innovazione didattica e tecnologica all'esperienza di Educational Web TV, che annovera nella sua redazione una parte di studenti. Sono Elena Dogenti, faccio parte del Marco Polo e oggi rappresento la Web TV. Ci occupiamo di documentare ciò che accade, quali sono le novità, le tematiche che interessano più i giovani, i ragazzi di oggi, che sono la vera voce del futuro. Il Marco Polo era presente al Job Orienta anche con alcune performance del suo laboratorio di danza. Vincitore di un premio nel settore del design, il Denittis Pascali di Bari. La nostra scuola ha vinto il concorso Verso il mio futuro, grazie all'elaborazione dell'alunna Lucerita 32. Rappresenta appunto un tavolino lampada che rappresenta l'ideogramma giapponese del simbolo della forza. La scuola era presente nella sezione Spazio Workshop, dedicato alla valorizzazione degli antichi mestieri, con la prof. Giustina Giannuoli e la dirigente scolastica Irma D'Ambrosio. E questo lavoro è piaciuto particolarmente alla commissione ministeriale ed eccoci qui al Job Orienta di Verona, dove abbiamo ricevuto il primo premio per la categoria Comunicazione Grafica e Web Design. Lo spazio workshop della Regione Puglia ha anche ospitato il liceo Flacco di Bari per la sua partecipazione al PORPON C5 e al progetto di alternanza scuola-lavoro. La valorizzazione degli antichi mestieri, ma anche l'innovazione didattica, sono stati temi dibattuti dal De Pace di Lecce. Ci siamo attrezzati con una sperimentazione che ha consentito di dotare la nostra scuola di una piattaforma di e-learning. Ogni ragazzo è diverso dall'altro. E testardamente nella scuola vogliamo uniformare un insegnamento che non può essere uniformato data la diversità dei soggetti e dei nostri utenti. Grande successo per l'Ipseo Aldo Moro di Santa Cesaria Terme e per il Bottazzi di Casarano, che hanno presentato alcune delle eccellenze della gastronomia pugliese. Infine, si segnala la gradita visita del capo dipartimento del MIUR, Lucrezia Stellacci, allo stand della Regione Puglia.